Ciao a tutte, questa è l'Anellar di oggi e questo video peraltro è in collaborazione con una ragazza che io seguo veramente da tantissimo tempo sul tubo, che trovo bravissima oltre che simpaticissima, mi piace proprio tanto come ragazza. Molti di voi già la conosceranno perché si tratta di Nana Osaki. Ciao cara, ciao Stefi. Lei ha realizzato il make-up, io ho realizzato l'Anellar. Peraltro io questa nail art l'ho realizzata adesso, mentre il suo make-up risale al periodo natalizio, infatti vedrete ancora un'atmosfera molto festosa nel suo video, proprio appunto perché io devo scusarmi con lei che i tempi sono andati avanti fino ad oggi. Peraltro con questa voglio fare una prima proposta di nail art per San Valentino, conto di riuscire a farne altre cambiando genere, quindi questo qui è un genere molto astratto. Con questi ghirigori qui che vogliono ricordare, insomma, da lontano ricordano un pochino un merletto, un pizzo, e gli strass ovviamente si possono mettere come non mettere, mettere soltanto come accent, così come tutto quanto il decoro si può realizzare anche come accent manicure, ovviamente non è necessario farlo su tutte le unghie, anche se a me i merletti piacciono su tutte le unghie. Come base ho voluto utilizzare questo colore un po' camouflage, insomma, anche se è un po' scuro, però mi piaceva molto. Abbinato con questo decoro qui. Comunque, io come sempre spero che vi piaccia, vi lascio al tutorial, semplicissimo ovviamente, vi mando un bacione. Ciao! Comincio applicando una passata di base e qui sto utilizzando quella ultra levigante rosa di Pupa. Devo dire che mi piace veramente tanto. Dopodiché stendo questo colore color carne della Cresi, dovrebbe essere il numero 76 se non ho capito male, e ne vado a stendere due passate per ottenere il massimo dal colore, quanto a copertura, omogeneità, eccetera, eccetera. Poi ho preso il vizio di applicare subito una passata di top coat con funzione asciugasmalto, mi trovo bene così. Dopodiché, una volta asciuttissimo lo smalto, bufferizzo le mie unghie con un buffer per unghie naturali. Pennellino della punta corta e sottile e pittura acrilica nera molto diluita e vado semplicemente a realizzare questi semicerchietti così come vedete nelle immagini, quindi molto 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 semplice, puntino al centro e altri cerchiettini e poi realizzo questi trattini, come vogliamo chiamare, queste goccioline, ecco, chiamiamole così. Per realizzare, diciamo, l'effetto del pizzo, top coat utilizzo il fissatore brillante smalto come colla per far aderire i miei glitterini, quelli lì piccoli. Applico prima quelli lì viola, dopodiché, nella fase successiva, ora vedete, vado ad applicarne anche uno color fucsia, magenta, insomma, quello che sia. Ovviamente, come ho detto all'inizio, questa cosa qui dei glitterini, cioè, sta a voi se li volete applicare, se non li volete applicare, di che colore volete applicarli, se volete riprodurlo. Quindi applico il glitter, dopodiché vado a premere bene per farlo aderire. Top coat, sempre il Better Than Janice linea Studio Essence, ne stendo due belle passate, ricoprendo bene il glitter in modo che non si tolga. E con questo è tutto, io vi saluto, vi lascio le foto, vi mando un bacione, ciao! E ovviamente buon San Valentino a tutti gli innamorati. Ciao!